Buongiorno a tutti, buongiorno al mondo. Allora, scusate se soffio sulla pentola, ma sto facendo cuocere i fagioli che avevamo comprato tanto tempo fa e ancora non l'avevamo mai cotti. E voilà. Non fate caso alla pentola sotto sporca, ma sono fagiolini che stanno cucendo. Io nel frattempo sono con la mia vestaglietta e adesso si mescolano un pochino. Comunque, poi non vi ho più aggiornato sulla situazione del cane, nel senso, lui sta meglio, poi ve lo faccio vedere, eccolo qua, Sedona, Zac, amore. Eccolo, ma quanto è bello mio amore. Comunque no, l'occhietto sta meglio. Amore mio, che c'è? E niente, praticamente c'ha questo problema dovuto dalla crescita, non è niente di grave, ecco. E praticamente, diciamo che sono dei piccoli cristalli che li sono formati all'interno degli occhi. Tutti e due gli occhi ce l'ha e in posizioni diverse, però ce l'ha. Comunque sono dovuti dalla crescita, non è niente di grave. Ecco, nel frattempo mi sto guardando anche NCIS Los Angeles, perché ovviamente io non so cosa fare. Scusate se vado sempre in cucina, ma questi devono cuocere ancora per 20 minuti e poi li posso scolare, fortuna. Comunque, situazione meteo è questa. Questa è la situazione di oggi. Ovviamente piove come al solito, non so da voi, però comunque ci sta crescendo un sacco di basilico, guardate qua. Veramente tanto, poi credo che abbia un profumo buono, però non sono sicura. Ha veramente tantissimo. E però qua, scusate se chiede studio, però la salvia, oltretutto questa non si sa perché qui, vabbè, la salvia era piccolina e cresceva tantissimo. Questi qui li ha messi Marco. Questa è la situazione meteo oggi, veramente brutto come al solito. Comunque vedete, piove, sempre piove. Guardate quanto basilico ci è cresciuto, veramente tantissimo, qui tantissimo, mentre di qua, questa è la salvia che avevamo comprato, la piantina già pronta, infatti è cresciuta tanto, mentre qui nei vasetti, qui non è cresciuto veramente un tubo, nemmeno qui, qua invece questi l'aveva messi Marco ieri, l'aveva tolti da quello lì, con le radici, e l'aveva messo in questi due, però non è che ne cresca tanto, no. Quindi speriamo che poi cresca. Comunque adesso dentro, perché fa anche quanto, e devo girare anche di nuovo per l'ennesima volta i fagioli, ancora poco e poi li levo, se non volura. Comunque devo mettermi il capolino a casa, ho già fatto una lavatrice e però do solo un po' di aspirapolvere oggi, perché non è che ho tanta voglia di fare grandi cose. Scusate per il buio, ma siccome piove questi giorni, anzi nemmeno sta piovendo, forse sì, sta letteralmente piovendo, avevo e ho praticamente, scusate, stavo dicendo, e non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Ah sì, ho chiuso la persiana perché praticamente quando piove, le persiane sono aperte, mi bagna tutto il pavimento, quindi rischia di sciuparsi in sostanza, tutto qua praticamente. E quindi ho chiuso le persiane apposta per non far bagnare in casa. Oltretutto devo stirare tutta questa roba. Oggi pomeriggio mi metterò a farlo quasi sicuramente, perché almeno così mi levo il pensiero. E niente, mi sta tornando anche questa alla bocca, ovviamente, come no, tanto ormai ho tutti
i problemi di questo mondo ultimamente, quindi. Ah, oltretutto vi volevo far vedere anche una cosa. Abbiamo comprato qualche giorno fa da Ikea. E sono questi piatti. Allora, sono questi qui piccoli per l'antipasto. Poi ci sono le scodelle. Abbiamo preso 4 piccoli, 4 scodelle e 4 più grandi. Tutti neri, sono anche bianchi, però noi si volevano neri. Sono veramente stupendi questi piatti. Poi sono, oltretutto sono anche belli grandi. E la scodella è anche bella profonda. Quindi almeno si mangia il doppio. Oltretutto, niente, adesso sì, sono molto ripetitiva nelle cose. Però comunque, se c'è qualche video che voi vorreste vedere che io facessi, fatemelo sapere, che così ve lo faccio. E niente, un video in particolare, non so, un ask anche, un ai mai, boh, quello che volete, fatemelo sapere con un commento poi sotto il video. Voilà, allora, i fagioli vanno a posto, solo che sono, non so se sono venuti bene, cioè sono venuti così. Fatemi sapere se anche voi, se li avete fatti, vi sono venuti così, perché non sto parlando, non sono tanto sicura. Comunque, adesso mi metto sul divano alla TV e poi, boh, non so, poi mi metterò a stirare, però quello lo farò il pomeriggio, prima forse mangio, anche se sono all'11:34, però. Che ne dite se vi faccio il What's on my iPhone? Fatemi sapere se può essere una buona idea, se vi può interessare, non so, o il What's on my bag, non so, fatemi sapere. Con la bellissima coperta in fondo, praticamente, sì, perché ieri sera Marco l'aveva presa perché gli faceva freddo, e poi io l'ho ripiegata e l'ho lasciata sempre qui. Tutto, quindi non l'abbiamo neanche tolta ancora, però alla lavatrice gli mancava ancora 50 minuti, poi lo potevo togliere e poi ne dovrò mettere un'altra, almeno faccio tutto subito oggi e poi metto a stirare quella roba e poi ovviamente quelle bagnate le stirerò più in qua. Oltretutto il signorino questo qui che ora sta dormendo o fa finta di dormire, ah ecco, ma buongiorno, ma guardate il patatone, ma buongiorno patatone mio, praticamente è innamorato della carticena, del rotolo della carticenica. Oltretutto, sì, se lasciamo la porta del bagno aperta lui prende e comincia a muovere la carticenica. L'altra sera, non mi ricordo quando era, l'altra settimana, praticamente sono tornata in casa e ho trovato tutto lo spogliatoio di carticenica. Perché? Perché Marco o io, non mi ricordo, uno dei due aveva lasciato la porta del bagno aperta e quindi c'era tutto lo spogliatoio di carticenica in terra, che tra l'altro ancora non sono venuti a mettere lo split. Il condizionatore non abbiamo fatto ancora riparare il buco, non abbiamo coperto ancora il buco, però prima, se vedete qui tutto intorno c'è il nero, infatti prima volevo pulirlo un pochino, però appunto tanto con questo freddo il condizionatore non si accende, poi verrà lo idraulico e lo sistemerà. Poi oltretutto mi dispiace se questo video oggi sarà così, ma sarà un video molto casareccio, nel senso che non devo uscire, non devo fare grandi cose, quindi non devo uscire, quindi purtroppo no, sarà così. Tra l'altro ultimamente già da 15 giorni, 2 settimane saranno più o meno, per giù, la connessione internet non è proprio delle migliori, o meglio va talmente lenta, scusate se guardo dire sempre in là, ma sto guardando la TV e niente, dicevo appunto che la connessione internet non è delle migliori,
e non so perché, cioè nel senso è sempre andata bene ultimamente, però fai capricci, vabbè, comunque andrò al centro team a sentire, forse adesso vedo un po'. Adesso mi sto guardando se stai a Miami. Nel frattempo qui c'è il signorino che guardate come intorno. L'amore della mamma che poi portate il pelo, cioè qua, scusate per il dito, forse vedete meglio perché se io vicino si è il dito, c'è riflessi blu sul pelo. L'amore della mamma, fanciullone mio, non vuole. Comunque io adesso mi mangio i pisellini. Questi devo farti con, guardate che, questi con la pancetta che avevamo fatto ieri sera per cena, sono avanzati meglio questo. Quindi, anche perché sono 20 alle 1, mezzogiorno 41, anzi, e io ho anche un panino di fame, non tanta, però me li mangio su il divanino, forse è meglio, decisamente, meglio se li scaldo un po', che sono proprio freddi di frigorifero, anche se in realtà io mangio tutto freddo di frigorifero, soltanto però che questi no. Ah, tra l'altro, quando siamo andati a Ikea, siamo andati anche dai cinesi e abbiamo comprato questo qui, che è profumato, infatti ha un buonissimo odore con gli elefantini, e poi abbiamo preso anche questi qui, gli incensi. Questo qui, che ha i frutti rossi, mentre questo è di nero. Ma questo non mi piace tanto, questo non lo so, ancora non l'abbiamo acceso. Quindi, poi, accenderemo anche quello. Adesso sono quasi pronti i piselli, quindi adesso mi metto a mangiare. E buon appetito! Voilà! Allora, ho già scaricato, cioè svuotato la lavatrice, l'ho già caricato un'altra, ma adesso mi metto a pulire casa, perché è veramente, veramente, veramente un sudicio malaio. Però prima di pulire il bagno, sì, decisamente, perché è veramente zozzo. E tra l'altro, notare che devo anche pulire tutto, a parte qui che ci fagioli, poi il resto devo pulire tutto, decisamente. Adesso devo anche una mescolata veloce qui con i fagioli e poi vado a pulire casa. Tra l'altro abbiamo finito anche la, come si chiama, l'anticalcare. Noi usiamo quello in pastiglie. L'abbiamo finito, quindi poi dovrò ricomprarlo, però adesso metto a pulire casa perché sennò non finisco più, già sono già le 2:30, sennò non finisco più veramente. Nonostante ci sia il mio programma alla televisione, ma voglio dare una pulita veramente. Voilà! Finito! Pulire casa, ho già rigovernato tutto. Sì, a parte spento la macchina, tra l'altro ancora su, diciamo, che dentro c'è i fagioli. Dovrebbe essere ancora Criminal Minds, se non sbaglio, che è quel programma che vi dicevo prima. No, NCIS Los Angeles, ok, è finito Criminal Minds, allora smetto su più. Comunque adesso vado a svuotare l'altra lavatrice che ho messo su. E nel frattempo il bambino sta dormendo, sì. E poi mi fa anche un po' freddo, quindi metterò anche la vezzaglietta, decisamente. Allora, adesso mi metto le scarpe e i calzini perché vado a portare fuori il canino. Andiamo, cioè lo riporto fuori. Ah no, lascia! Vai, era il cane questo.
Comunque, porto fuori il cane, riporto fuori il cane insieme alla ragazza con cui si va di solito e poi torno in casa. No! Non mi lascia fare il video. E niente, adesso metto le scarpe al volo e scendo. Allora, tornati in casa, adesso sta arrivando anche Marco, però... E adesso vi saluto perché sono qua, che poi comunque mi voglio godere la serata insieme a Marco e al nostro piccolino, quindi mi mando un bacione enorme anche da parte di Marco e del mio bambino, che infatti tra l'altro se vi sono accesa notare, guardami, guarda bellino patatone della mamma. Comunque un altro bacione da parte di Marco, mia e del bambino. Amore, c'è. E niente, al prossimo video. Ciao, buona serata e buonanotte.